La seconda e la quarta equazione di Maxwell riguardano invece le circuitazioni del campo elettrico e del campo induzione magnetica, e questo significa in pratica campi elettrici e campi magnetici dalle linee circolari, dalle linee chiuse. Per produrre un campo elettrico rotazionale dalle linee chiuse, dobbiamo far variare il flusso magnetico attraverso una superficie aperta, e sul bordo di questa superficie aperta, il bordo è L, si viene a creare un campo elettrico non conservativo, cioè dalle linee chiuse. Questa è la legge di Faraday, Neumann, Harry e Lenz. Leggiamo infatti che un flusso magnetico variabile, soprattutto se rapidamente variabile, attraverso la superficie di un circuito, genera una corrente indotta. Meglio ancora, bisognerebbe dire che genera un campo elettromotore indotto sul bordo di quella linea che è stata scelta, la linea L. Il libro scrive un caso particolare, un campo magnetico variabile sorgente di un campo elettrico. In realtà il campo magnetico può essere anche costante e variare il flusso magnetico invece per un altro motivo, per esempio perché varia l'area della linea, cioè racchiusa dalla linea L. Ricordiamo, il segno meno significa che il campo elettrico segue la regola della mano destra, però rovesciata. Per esempio, se noi scegliamo una linea circolare e il flusso B aumenta verso l'alto, allora il campo elettrico che si genera sul bordo, sul contorno di questa superficie, quindi sulla linea circolare, girerà in senso orario anziché antiorario, per via di questo segno meno. La quarta equazione di Maxwell inverte il ruolo dei due campi. Infatti, come un flusso magnetico variabile genera un campo elettrico rotazionale, allo stesso modo un flusso elettrico variabile genera un campo B rotazionale, cioè un campo B che ha una sua circuitazione. Stavolta non c'è il segno meno, ma c'è il segno più, quindi il campo B rotazionale che si viene a creare lungo questa linea circolare, per esempio, segue la prima regola della mano destra. Per esempio, se il flusso elettrico varia nel senso che aumenta verso l'alto, il campo B gira in senso antiorario. Inoltre, la legge di Ampère-Maxwell aggiunge un'altra sorgente di campo B rotazionale, e sono le correnti, diciamo, normali, quelle che scorrono nei fili, e in particolare sono le correnti che attraversano la superficie, cioè sono concatenate con la linea scelta, cioè passano all'interno di questa linea. Quindi noi abbiamo due tipi di correnti che sono sorgenti di un campo B rotazionale: sono le correnti normali che passano attraverso la linea, all'interno della linea, e sono le correnti di spostamento. Correnti di spostamento sappiamo che sono le variazioni del flusso elettrico. Tornando alla seconda equazione di Maxwell, vediamo che questo termine, cioè il termine della corrente normale che scorre nei fili, non è presente come carica elettrica nella seconda equazione di Maxwell, cioè noi potremmo aspettarci che sorgente di campo elettrico sia non solo le variazioni del flusso magnetico, ma anche le cariche elettriche. Infatti noi sappiamo che le cariche elettriche sono sorgenti di campo elettrico, questo ce lo dice la prima equazione di Maxwell. Le cariche sono sorgenti di campo elettrico che fluiscono attraverso le superfici chiuse. Il motivo per cui la carica elettrica Q non è presente nella seconda equazione di Maxwell è che la carica elettrica Q produce un campo elettrostatico, un campo che non ha circuitazione, cioè un campo che è conservativo. Ecco perché la carica Q non è presente in questa equazione, perché il campo elettrostatico che genera la carica Q, non è un campo rotazionale, quindi non ha circuitazione.